Ben ritrovati telespettatori di Le Fonti TV con questo appuntamento speciale di New Insurance legato all'accelerazione della digitalizzazione del settore assicurativo. Dopo aver parlato di adeguamento dell'offerta, della tecnologia e della normativa, adesso ci concentriamo sugli investimenti. Un po' una nota dolente per quanto riguarda l'Italia, che ancora risulta indietro rispetto ad altre geografie, ma ne parleremo meglio con i nostri ospiti. Ho infatti il piacere di introdurvi Andrea Battista, CEO di Net Insurance, grazie per essere qui con noi, Michele Novelli, Grazie. partner di Digital Magics, e Stefan Klecha, Buongiorno. eccoli qua, managing partner di Klecha & Co. Ecco, vi stiamo vedendo. Grazie per essere qui con noi. Partiamo da lei, dottor Battista. Allora, come si fa a supportare a livello di investimenti un settore come quello assicurativo, per quanto concerne ovviamente tutto il sistema tecnologico e di digitalizzazione? E ci può raccontare quella che è la vostra esperienza, visto che Net Insurance è stata forse una delle realtà che più di tutte in Italia ha investito in InsurTech? Ma allora, io di fronte al termine supportare ho sempre, diciamo, qualche dubbio. Sicuramente il settore assicurativo non merita trattamenti peggiori di altri e sicuramente tutte quelle che sono barriere di tipo regolamentare, tecnico, contabile vanno abbattute con decisione. Chiaramente vanno individuate in modo molto preciso e puntuale. Credo che però il tema sia più generale, cioè di sostegno all'innovazione, a un sistema complessivo Italia, che sia un ecosistema davvero, che l'innovazione la incentiva e non la penalizza. Quindi una proposta molto chiara, portare al 50% anche per le persone giuridiche il credito d'imposta per gli investimenti innovativi nel decreto rilancio in conversione alla Camera. Non ha senso che valga solo per il settore assicurativo, non ha senso che per il settore assicurativo ci sia di più o di meno. Io credo che sia, diciamo, un settore che possa dare un contributo all'innovazione del settore Italia, del sistema Italia complessivamente, piuttosto che riceverne solamente. Come Net Insurance abbiamo scelto una strategia molto chiara. L'innovazione nasce fuori dalle compagnie, deve essere importata nelle compagnie per trasformare l'intera catena del valore in tutti i canali, sia quelli prettamente digital che in quelli invece più tradizionali. E la strategia per importarle sono partnership solide di lungo periodo cementate da relazioni equity. Quindi noi crediamo molto nell'investimento equity di minoranza con una logica di stabilizzare la relazione, di incorporare dentro la compagnia il valore che viene creato, ma l'obiettivo non è chiaramente solamente o principalmente finanziario, l'obiettivo è industriale, trasformare l'intera catena del valore del settore assicurativo. Ecco, un obiettivo industriale importante anche quello che ha detto. In questo credo che Michele Novelli, che è appunto partner di Digital Magics, può darci qualche indicazione in più. Come si può aumentare appunto l'investimento pubblico e privato in start-up, figure come venture capital, in incubatori? Quali però sono ancora le resistenze e come può avvenire una maggiore integrazione tra compagnie e start-up InsurTech? Buongiorno. Allora andiamo diretti al punto, no? Che sono appunto gli investimenti in startup, in innovazione e quello che è stato fatto in Italia. Sicuramente l'Italia è indietro rispetto ad altri paesi, storicamente indietro, però sta vedendo una forte accelerazione. Nel senso che fino a 5 anni fa l'Italia aveva, diciamo, un decimo, se non meno, degli investimenti che venivano fatti in altri paesi simili, tipo Francia, Inghilterra, Germania e anche Spagna. Nel 2019 siamo passati a quasi 700 milioni di investimenti nel settore, che sono sicuramente una grande crescita se si comparano con i meno di 100 del 2015. Quindi, diciamo, sicuramente sta andando nella direzione degli incentivi da parte di se gli investitori sono le persone fisiche. Sono d'accordo con Andrea Battista che portare anche gli investitori aziende ad avere un maggior beneficio può essere
sicuramente utile, abbiamo un grande assente sicuramente in Italia, che sono i corporate venture capital. I corporate venture capital devono essere degli strumenti che aiutano, portando anche l'expertise caratteristica della corporate, a investire e a far crescere società che poi porteranno innovazione non per forza all'interno della compagnia o diciamo della corporate, ma che sicuramente si avvarranno delle competenze e delle capacità del corporate per crescere. Diciamo, questa è la parte su la situazione, quello che manca in Italia. Ovviamente si può fare ancora tanto, si deve semplificare anche il modo con cui vengono raccolti i soldi, però è anche vero che tanto sta avvenendo. Vi faccio un esempio: il fondo CDP Venture è partito a una grande dotazione e noi operatori del settore ne stiamo già sentendo in maniera importante la presenza, per cui devo dire che da questa parte lo Stato sta già facendo molto. Io penso che sia una questione molto di cultura delle aziende, dove abbiamo aziende che vogliono già investire e su cui probabilmente un ulteriore vantaggio potrebbe essere utile. Il problema sono tutte quelle aziende che non capiscono ancora l'importanza di fare questa attività. È sempre lì un problema, anche è un tema di natura culturale anche che deve essere affrontato anche dal nostro sistema imprenditoriale. E a tal proposito mi piacerebbe proprio chiedere a Stefan Cleccia, rispetto all'Italia, prima abbiamo visto un titolo anche riportato dal sito anche dell'associazione rispetto allo stato dell'arte degli investimenti in Italia in InsurTech, che risulta ancora un po' indietro, però diciamo qualche passo in avanti, anche come dicono gli altri relatori, si sta facendo. Secondo lei è un problema di competenze per l'Italia e come si sviluppa invece all'estero? Allora, il tema delle competenze nasce anche con investimenti che sono realizzati e da quanto tempo sono stati realizzati. Io concordo anche con i precedenti interlocutori che hanno menzionato il fatto che siamo partiti molto in ritardo rispetto a molti altri paesi. Noi abbiamo deciso proprio anche come attività di lanciare una società proprio di consulenza finanziaria in ambito tecnologico, proprio per assistere le aziende. Cioè l'assurdità di questo paese che era fino a alcuni anni fa non c'era un singolo anche operatore di mercato dedicato all'attività di questi soggetti. Nasce in parte dal fatto che a livello anche governativo per tantissimi anni si è deciso di concentrarsi sulle industrie più tradizionali. Scusi Stefan, le chiedo solo un secondo, chiedo agli altri relatori di disattivare l'audio così da evitare magari interferenze e disturbi. Grazie, scusate per l'interruzione. Prego. Grazie. Nasce molto anche dai ritardi accumulati negli anni a livello anche governativo nel lanciare iniziative, se non a supporto, quantomeno nel favorire lo sviluppo anche tecnologico. Dal punto di vista anche delle grandi aziende abbiamo visto che, o vediamo che in ogni caso è difficile, cioè poi li possiamo incentivare, li possiamo motivare, però voglio dire, quello che succede è che finché non vedranno la minaccia di operatori più piccoli, più arroganti e più tosti sul mercato, continueranno a muoversi. Cioè basta vedere anche a livello, parlavamo anche del tasso di innovazione delle aziende italiane in generale, parliamo delle banche, delle assicurazioni, ma anche delle aziende in generale. Basta vedere che la più grande operazione in ambito system integration della più grande società italiana del settore, quella società lì è una società che fattura meno di quello che fattura la quinta azienda in Francia o in Germania o anche più piccola della Spagna. Quindi c'è molto molto ritardo accumulato, c'è molto lavoro da fare e servono degli operatori locali che siano in grado di inserire competenza, inserire capacità di execution e importazione anche di modelli di business di nuova generazione.
Solo con questo, secondo me, riusciremo a far partire questa macchina in modo un pochino più accelerato. Ci siamo persi, diciamo, la parte top-down dove il governo avrebbe potuto pianificare molti anni fa degli investimenti molto grandi creando un ecosistema. Adesso si parte dal basso, facciamo la ripartenza dal appunto bottom-up, dove le piccole aziende devono creare le condizioni, le minacce, le grandi, in modo tale che queste decidano di muoversi. Ecco, e questo diventa strategico proprio in questa accelerazione, che è un po' una delle parole chiave anche di questo incontro di oggi. Battista, già Cleccia ha accennato ad alcuni ostacoli o barriere che appunto il sistema italiano ha. Vorrei chiedere anche a lei come però si può fare per superarle e anche come il peso anche non possa ricadere esclusivamente nell'ambito del privato e che quindi anche il pubblico, già lo si diceva, debba fare la sua parte e sempre in un'ottica di ecosistema tra compagnie e startup insurtech, come ricrearlo anche attraverso quello che state facendo con l'associazione. Prego. Allora, mettendo un po' in fila tutti questi variegati temi, la barriera fondamentale all'innovazione nel settore assicurativo sono, da un lato, la natura stessa del business e dall'altro i legacy. Come ebbi occasione di spiegare in un mio libro di qualche tempo fa, il settore ha alcune barriere naturali all'innovazione che la potenza della tecnologia digitale insurtech per la prima volta nella storia può, eradicare. Non è un caso che siano rare le compagnie insurtech, barriera all'entrata del capitale, e molto più frequente o gli intermediari assicurativi o le piattaforme tecnologiche. Quindi la barriera, diciamo, da eradicare fondamentalmente è quella di far sì che l'innovazione che nasce naturalmente all'esterno possa essere così potente da abbattere queste barriere. Io sono d'accordo con quanto si diceva in precedenza. Forse il quadro che abbiamo, che è un po' ancora di ritardo, discende molto, da un modo di guardare un po' all'indietro. Cioè, accelerazioni ci sono state, a volte qualche pezzo ce lo perdiamo, insomma, c'entra anche questo con la tecnologia digitale, ma in un ramo, in un settore centrale come il motor insurance, l'Italia è, quando si va all'estero, riconosciuta leader mondiale dell'innovazione grazie alle tecnologie della scatola nera. Poi magari qualche volta gli altri ci raggiungono, ci superano, noi ci crogioliamo nel fatto di essere stati primi e magari non facciamo il passo successivo di questa tecnologia, nel caso di specie. Quindi queste le barriere, queste le strategie, l'associazione ha un ruolo centrale, a mio parere, nel mettere insieme e nel far dialogare. Diciamo, vorrei dire, pur essendo una compagnia, o proprio perché siamo una compagnia, abbiamo ritenuto fondamentale contribuire alla fondazione di questa associazione, perché è nel dialogo che può nascere l'innovazione per i motivi che dicevo prima, e quindi il nostro contributo nei prossimi mesi vuole essere proprio all'insegna dell'accelerazione del dialogo e nella concretezza del dialogo. Ultimo Ottimo. punto, il pubblico. Ma sul pubblico io, insomma, sarà per la mia formazione culturale, sono sempre abbastanza scettico quando sento il pubblico che pianifica, fa, insomma, mi ricordano scene del passato, anche del presente, che non vorremmo vedere più di tanto. Io direi che deve fare due cose. Uno, mettere a disposizione i giusti incentivi fiscali per chi fa. Prendo il rischio, innovo, un credito d'imposta del 50% remunera il mio extra rischio e la mia esternalità positiva al sistema, quindi si giustifica pienamente. Per chi non fa, non c'è niente, ma è giusto assolutamente che sia così. Due norme, barriere, atteggiamenti non penalizzanti dell'innovazione, che abbiamo visto tante volte in passato. Sotto questo profilo, un'altra nota positiva. L'organo di controllo già da tempo, e direi che l'ultima relazione del presidente dell'IVASS su questa è chiarissima, ha avviato un atteggiamento non solo non penalizzante, ma positivo, quantomeno neutrale, ma direi anche qualcosa di più, verso l'innovazione. Quindi, in sintesi, giusto trattamento fiscale, nessuna barriera all'innovazione di tipo regolamentare. Dopodiché scopriremo che può fare più il sistema assicurativo per il pubblico che il pubblico per il sistema assicurativo.
Qualcuno dice lo scopriremo solo vivendo, ma insomma, deve essere assolutamente, e ci auspichiamo ovviamente che sia così. Stefan Kleccia, invece, quanto sono importanti i fondi specializzati per aiutare il sistema e anche la borsa? Come può aiutare? I fondi, allora, mi riattacco anche un secondo al discorso che diceva Andrea Battista. Allora, questa associazione è fondamentale anche secondo me per consentire a tutti gli operatori di comunicare fra di loro. In questo contesto i fondi specializzati sono altrettanto fondamentali perché sono quelli che consentono anche di spingere dei modelli di business che magari altri fondi più generalisti non sono in grado, non hanno la competenza specifica di poter valutare. Quindi, in questo contesto, la nascita di fondi specializzati avrebbe un impatto estremamente positivo in questo contesto. La borsa, altrettanto, sono stati fatti veramente dei grandissimi passi avanti dal punto di vista dell'offerta di mercati a livello italiano per consentire ad aziende anche di dimensioni più piccole di potersi quotare. Questa va assolutamente nella direzione molto positiva di quello che serve affinché le aziende si possano finanziare. Diciamo che diciamo un elemento che potrebbe ulteriormente facilitare la vita di queste aziende è aumentare la profondità dell'offerta di fondi nell'ambito italiano. Abbiamo molti fondi generalisti, fondi un pochino più specializzati aiuterebbero sicuramente la diffusione e lo sviluppo anche di aziende su scala maggiore di quella nazionale. Ok, fondi specializzati quindi è un tema chiave. Purtroppo siamo in fase di chiusura, per cui abbiamo ancora però qualche minuto ovviamente da spendere con Michele Novelli. A questo punto magari sintetizzo un po' le domande che avevo in serbo per lei. Gli investimenti delle compagnie assicurative possono rappresentare un acceleratore anche in fase di exit? E rispetto al tema fintech ed insurtech, lei se ne è occupato anche dialogando con Banca d'Italia per quanto riguarda il sistema fintech. Quali sono differenze e punti in comune tra questi due mondi? Aspetti, deve attivare l'audio. Eccomi. Eccola, la sentiamo. Dunque, allora sì, sicuramente gli investimenti delle compagnie assicurative all'interno di startup del mondo assicurativo sono sicuramente utili, possono accelerare le exit. Perché? Fondamentalmente perché portano competenze e portano network. Il problema delle startup del mondo assicurativo, come detto prima, è che hanno bisogno sia di una parte di regolamentazione sia di capitali molte volte importanti e quindi un aiuto anche nell'accelerazione, nel comprendere dove si è sicuramente utile. Quindi diciamo che rispetto a capitale puro, quando si parla di startup nel mondo assicurativo, avere di fianco qualcuno esperto ma che intravede la bontà di quello che potrebbe avvenire con quella startup è sicuramente da considerare. Invece, per quanto riguarda diciamo, gli aspetti regolamentari, perché fintech e insurtech fondamentalmente sono simili proprio perché hanno una regolamentazione dietro e hanno un regolatore, dobbiamo fare queste considerazioni. I regolatori normalmente esistono perché devono vigilare, e devono vigilare che i risparmiatori o chi viene assicurato, eccetera, non sia in qualche maniera portato a fare degli investimenti sbagliati per le sue caratteristiche o, per esempio, sia trattato in una maniera corretta da parte della compagnia assicurativa quando, per esempio, il danno deve essere ripagato. Quindi hanno un ruolo importante appunto di vigilanza. Ora però sono anche, e questa è la mia esperienza soprattutto con Banca d'Italia, con i regolatori del fintech, sono
assolutamente interessati al fatto che ci sia una crescita da un punto di vista di innovazione e quindi sono disposti a sedersi al tavolo e a ragionare su quello che sta avvenendo. Ovviamente chi si siede a quel tavolo deve avere la conoscenza e deve essere assolutamente allineato sul fatto che il ruolo del regolatore però non cambia. E quindi quello che si va a toccare è semplicemente un modo diverso di fare le cose, ma dove il risultato finale è sempre quello di vigilare da parte del regolatore e essere sicuro che non ci siano degli abusi da parte delle fintech o delle insurtech. Assolutamente, beh, è questo un po' il suo ruolo e a maggior ragione anche una realtà come la vostra, quella dell'associazione, può agevolare anche questi i rapporti, ovviamente anche con il regolatore. So anche che rispetto proprio al tema degli investimenti state elaborando anche un white paper che sarà insomma presentato anche nei prossimi mesi, per cui l'augurio è anche di risentirci con tutte le novità che già avete messo in campo, ma che appunto ci si auspica possano accelerare, come appunto una delle parole chiave di questa puntata, proprio questo fenomeno della digitalizzazione nel settore assicurativo. Io ringrazio nuovamente i nostri ospiti per essere stati con noi, quindi Andrea Battista, Net Insurance, Michele Novelli di Digital Magics e Stefan Cleccia di Cleccia & Co. per essere stati con noi. Ringrazio anche gli ospiti precedenti per le tantissime suggestioni. L'invito è ovviamente a seguire tutto ciò che produce l'Italian Insurtech Association, lo faremo anche noi ovviamente come le fonti TV. Ringrazio poi voi telespettatori per essere stati qui in nostra compagnia. Adesso vi lascio al resto della programmazione di Le Fonti TV. Grazie per averci seguito.